Della luce il nostro occhio percepisce solo una piccola parte e la scompone nei colori dell'iride: il rosso, l'arancio, il giallo, il verde, l'azzurro, l'indaco, il violetto. Ma c'è un colore che li riunisce tutti. Questo colore è il bianco. Nel bianco si incontrano e si accordano, per poi dividersi in un nuovo raggio. Nel maggio 2006 è nato un nuovo quartiere nella città. In pochi se ne sono accorti. Questo quartiere si chiama Consulta delle Religioni. Lì si parlano persone che non riescono a parlarsi altrove. Lì si dà voce allo spirito delle persone. Lì si ha fiducia nelle persone. Lì si lavora per il bene della città e per dare buoni consigli a chi governa la città. Le religioni sono diverse, ma la città è una soltanto. Nasce alla Spezia la Consulta delle Religioni. Questa mattina nella sala giunta del Palazzo Civico è stato sottoscritto il protocollo d'intesa che ne sancisce la Costituzione alla presenza del sindaco della Spezia, Giorgio Pagano, e i rappresentanti di 11 comunità religiose presenti in città che hanno risposto con entusiasmo alla proposta dell'assessore Cinzia Aloisini. Questa è una delle solite riunioni che vengono svolte dalla Consulta, generalmente una volta al mese, comunque ci mettiamo d'accordo di volta in volta e affrontiamo i temi caldi, i temi del momento. Sì, noi abbiamo sempre un ordine del giorno che cerca di far chiaro quali sono le iniziative comuni che abbiamo qui alla Spezia e che portiamo avanti. Siamo già entrati nello specifico dei problemi fin dall'inizio. Lo specifico può essere stato il problema di locali di culto per qualche comunità, oppure il problema per esempio di una difficoltà di comunicare le differenze religiose attraverso i media in questa città. E quindi abbiamo iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, per esempio, iniziative di sensibilizzazione pubbliche come conferenze. Ci siamo dati degli appuntamenti, sempre piccoli, cercando di essere molto concreti, di non andare sui massimi sistemi, di non lavorare sul dialogo a livello filosofico, ma affrontando man mano i problemi che si presentavano davanti a noi. Attualmente le chiese che compongono la Consulta sono 12,
ma la consulta è aperta ad altre chiese del comune che vogliono aderire. لهم طعام إلا من ضريع. الله أكبر. Consulta delle religioni, gli abitanti si parlano e si conoscono. Scoprono ciò che li divide e ciò che li unisce. Ciò che li divide non sono amori. Ciò che li unisce non sono chiacchiere. Scoprono la reciproca comprensione. E decidono di diffonderla negli altri quartieri. Dove le differenze spesso sono muri. Paure. Ostilità. Conflitti. Dove le religioni devono muoversi. Correre e impegnarsi. Per favorire l'incontro tra identità diverse, culture diverse, storie diverse. Perché la diversità è il motore della città. Ma la città è una soltanto. Le religioni purtroppo nel passato sono spesso stati usati per fomentare la guerra. La forza, il potenziale di identificazione della religione è facile da strumentalizzare poi contro magari qualcuno. Invece nessuna delle religioni ha un messaggio aggressivo nei confronti delle altre.
E quindi questo, sottolineare questo, noi crediamo che la consulta è il luogo migliore per fare ciò. È un tavolo dove si può dialogare, dove ci si incontra i vari responsabili delle comunità della città, dove ci possiamo conoscere. Mi ha dato occasione di conoscere meglio le altre religioni, di capirle di più e comprendere che tutte le persone, tutte le religioni cercano il bene dell'uomo. Ha fatto una cosa, diciamo, nuova, una cosa che comincia a muovere, perché prima tutte le religioni erano proprio, non si conoscono, non si vedono. Con questa consulta si è fatto capire che c'è qualcosa che veramente in città, che vuol vivere in pace, vuole conoscere, vuole lavorare insieme, vuole dialogare, vuole andare contro queste malintese. E sta cambiando pian piano anche la mentalità anche all'interno delle nostre comunità. Ad esempio, cerco di tenere a corrente la mia comunità con i progetti della consulta, con questa realtà messa insieme, dove sicuramente anche alla nostra comunità fa del bene. Ogni volta che mi sono messo al tavolo con le altre religioni, con le altre comunità, mi sono sentito sempre in comunione con loro. Comunanza di intenti di cercare di fare un buon lavoro non solo, diciamo, per le chiese, ma diciamo per tutta la comunità. Perché viviamo la realtà di questa città ed è giusto che anche noi possiamo dare il nostro contributo per il bene di questa città. Nella nostra piccola parte possiamo fare qualcosa. Abbiamo insieme anche la responsabilità di richiamare il valore dell'interiorità delle persone, di come questo possa contribuire anche a un loro ruolo civile, a una loro convivenza. Noi quindi su questi aspetti più concreti del vissuto della città possiamo operare insieme e c'è desiderio di trovare delle soluzioni che possano essere condivise. Personalmente credo che non sia importante essere sempre d'accordo su tutto, anche se le cose pubbliche che noi portiamo fuori sono all'unanimità, noi non andiamo a maggioranza nella consulta. È importante non sentire mai, e credo che questo insomma sia opinione di tutti, non sentire nemici. Non ci sono nemici, ci sono persone che cercano con fatica, perché il dialogo è molto faticoso, con fatica di dialogare. Le divergenze ci sono, però sono state trattate di un modo così diplomatico che è molto bello, perché c'è molto rispetto tra di noi, di quello che facciamo. Se lei assistesse agli incontri, non c'è mai nessuno, non c'è mai qualcuno che alza la voce. C'è un dialogo pacato, amichevole. Per me è una famiglia che mi riunisce in nome di Dio. E la parola del Signore insegna anche come devono essere vissuti questi rapporti. Per fare un esempio anche preso dall'Antico Testamento, è molto interessante che il popolo del Signore è esule a Babilonia, quindi in schiavitù a Babilonia, vinto dall'imperatore babilonese e trasportato a Babilonia, eppure Geremia, il profeta, scrive al popolo del Signore e gli dice: cercate il bene della città dove voi siete, perché dal bene della città dove voi siete dipenderà il vostro bene. Venezia è una città di incontro, di apertura, di accoglienza. Sono tanti gli episodi che nel corso della sua storia hanno voluto, come dire, rimarcare, sottolineare questa propria caratteristica. In questo momento, che è un momento appunto così particolare, anche così impegnativo, la città ha saputo subito dare questa risposta, no? Questa capacità di essere momento di incontro, di confronto, di relazioni. La consulta ha anche una funzione sociale,
perché al proprio interno, durante le loro discussioni, durante i loro incontri, naturalmente si parte anche dalla lettura delle problematiche sociali della città. E di qua so che ci sono anche, nascono anche idee, nascono anche iniziative, si muovono delle energie che ogni comunità religiosa poi ha, e questo visto che ha dato dei risultati importanti. Per la realizzazione dei progetti della Consulta il Comune offre un supporto organizzativo, logistico, mettendo la Consulta nelle condizioni di poter entrare in contatto con una serie di realtà istituzionali, sociali della città, come ad esempio nel caso del progetto Cibo e Religioni, nel corso del quale i rappresentanti delle comunità hanno potuto lavorare in stretto contatto con i docenti, con gli studenti dell'Istituto Professionale Alberghiero Casini della Spezia, prendendo in considerazione quelli che sono i vari precetti alimentari presenti nelle differenti religioni e adottando anche delle esperienze pratiche di preparazione di cibi proprio sulla base di questi precetti religiosi di ciascuna comunità. E poi ha prodotto un risultato notevole, nel senso che il progetto che noi abbiamo portato è stato preso in mano dall'Istituto Alberghiero, ampliato. Sta andando benissimo perché l'idea della Consulta, di quel progetto Cibo e Religioni che avete portato nella nostra scuola, noi l'abbiamo utilizzata e l'abbiamo trasportata a livello transnazionale perché ha avuto tanto successo che siamo riusciti a coinvolgere più di 11 paesi europei e siamo riusciti ad avere il più alto finanziamento tra gli istituti che hanno presentato progetti a livello nazionale. È un progetto biennale che comunque è ancora in attuazione, i nostri ragazzi ancora partono e ricevono studenti stranieri e lavorano su queste tematiche grazie alla Consulta. La Consulta è anche uno strumento tecnico, perché ci sono delle necessità talora particolari delle varie fedi, per cui la Consulta si colloca come elemento di rapporto tra gli ambienti religiosi e il comune. Un esempio concreto è la questione della sala del commiato presso il cimitero cittadino. Abbiamo in prospettiva di voler istituire una sala del commiato nel cimitero, una sala che dovrebbe essere neutrale, non riportare nessuno dei simboli particolari delle nostre religioni, ma costituire un ambiente accogliente per tutti, in maniera da poter dare una dignità a questo ultimo accompagnamento delle persone verso la morte. Risolvere questo elemento delle figure. Partiamo. Per me va bene il drappeggio. Io penso appunto che sia meglio fare in modo che le immagini siano non visibili, almeno nelle occasioni in cui viene adoperata per funerali non cattolici. Sono d'accordo, chiaramente d'accordo con anche sulla croce, appunto, sì. Che per noi diciamo un'altra cosa. Se l'autista non si offende, cancelliamo tutto, perché questo è un posto dedicato a tutti i funerali non cattolici, quindi avere una cosa cattolica che tanto nessuno userà mai non mi sembra molto sensato, ecco. Sarebbe più bello, più corretto verso tutte le altre fedi toglierle del tutto queste immagini. Okay. Cancellarlo non mi sembrerebbe la soluzione, quella lì di poter coprire sia qualcuno da noi, a me personalmente no, però capisco che ci sono altre sensibilità. No, più che altro io dicevo che siccome ha una sua linea, no? Che questa stanza, per quello pensavo forse cioè vedere che venga poi una cosa bella, perché se ci si mette anche qui dicevo è molto bello che ci sia la presa di luce, quindi mettere la tenda qua mi sembrerebbe diventa poi una cosa molto più. Lei? Ma a livello generale per la comunità islamica
il massimo che si può chiedere, se poi sarà da verificare se è proprio necessario, no, e di coprirle con l'eventuale tenda o contrappo, insomma, al massimo, altrimenti forse può essere anche non necessario. Ovviamente anche agendo sulla parte per quanto riguarda l'erosione centrale, insomma, vuol dire, valutiamo un attimo, sia parlando con l'artista, sia, voglio dire, una nostra valutazione, entro breve vi comunichiamo quella che può essere l'ipotesi e vediamo se questa ipotesi può trovare una condivisione, anzi deve trovare, perché sennò altrimenti deve trovare, non può trovare, deve trovare la condivisione per fare questo salto. Siamo tutte persone abituate a cercare di rispondere piuttosto rapidamente alle situazioni che si presentano, a cercare una soluzione condivisa ma anche ad attuarla abbastanza rapidamente. E invece il confrontarsi con il livello istituzionale così ha comportato il dover verificare tutti i passaggi da fare tra le varie commissioni, giunta, consiglio. E alcune cose potevano essere fatte più in fretta, ma i tempi di relazione tra le varie parti a volte sono più lunghi di quello che si può immaginare. Allora, il momento più frustrante è quando si lavora per sedute e sedute e sedute sempre sulla stessa cosa senza poterne andare avanti. E ogni volta c'è magari una nuova faccettatura dello stesso problema che fa ricominciare tutta la discussione di nuovo da capo. E questo è l'esercizio, credo, della democrazia, del dialogo, che non si arriva facilmente ad una conclusione, ma ci vuole molta pazienza nell'ascoltarsi e nel dibattere insieme. Noi abitanti della Consulta delle Religioni. Cittadini convocati dal Consiglio Comunale. Al Consiglio Comunale offriamo uno sguardo lucido sui problemi della città. Una riflessione sul rapporto religione e società. Suggerimenti concreti per superare i pregiudizi. Attività di volontariato. Mediazione culturale. Promozione di una cultura di pace. Al Consiglio Comunale chiediamo di essere interpellati per tutto ciò che riguarda etica e religione. Di essere visibili negli appuntamenti pubblici. Di essere coinvolti nelle attività scolastiche. Di essere ascoltati sui media e sui giornali. Perché soltanto una conoscenza senza inganni aiuta la pace di una città.